ci porta bene questo campo. Se vi ricordate bene, venimmo qui e facemmo bei risultati, facemmo. Complimenti naturalmente al presidente, perché è stato veramente un successo incredibile, è stato bravi. L'Avellino si dovrà adeguare adesso, dovrà cercare di mantenere bene la categoria, dovrà cercare di fare un bel campionato l'anno prossimo. Insomma, questa è la nostra intenzione, abbiamo tutta voglia di... Non vediamo l'ora di ricominciare, adesso è finita, sembra paradossale, ma è così. Perché quando non ottieni i risultati che volevi, poi... hai una rivalsa nell'animo che è quella di dover necessariamente riprendere il campionato prossimo e cercare di fare meglio di quest'anno, sicuramente. Complimenti comunque, veramente vivissimi. Grazie Presidente. Presidente, visto che si guarda al futuro per Toscano, siamo quasi in dirittura d'arrivo, no? Ma io penso che ormai sia tutto abbastanza definito, insomma abbiamo parlato con il nostro mister Tessere, grande uomo, grande professionista, insomma abbiamo limato, abbiamo chiarito bene quali erano qualche piccolo... voglio dire divergenza, ma neanche divergenza, perché diversità di opinione, direi così, fra lo staff tecnico e lui, insomma abbiamo parlato amabilmente, affettuosamente, probabilmente insomma dopo il 3 sicuramente prenderemo una decisione definitiva. Insomma. Presidente, dopo tante ore concitate per vicende non legate al calcio, da cui vi siete difesi con forza, oggi l'accoglienza di San Martino Valle Caudine è la risposta più bella per quanto riguarda il legame vostro con i tifosi. Ma questa è la cosa più bella, lo sapete, insomma, cioè noi adoriamo i nostri tifosi e immagino che i tifosi ci vogliono bene. Non dico adoriamo perché è un verbo veramente troppo pesante nei nostri confronti, però so bene che i tifosi ci vogliono bene, so bene che i tifosi sanno i sacrifici che noi facciamo per portare avanti campionati di Serie B estremamente dispendiosi, logoranti sotto tutti i profili, per cui è chiaro che il nostro contatto con loro è lo stesso di 2 anni fa o di 3 anni fa e sarà sempre lo stesso perché insomma noi mettiamo la faccia e mettiamo la passione insomma, nella determinazione, la volontà e per cercare di ottenere sempre risultati più interessanti. Presidente, il campionato di Serie B è andato, come ho domandato al direttore sportivo De Vito, c'è qualche rimpianto anche perché la parte sinistra sembrava alla portata dell'Avellino, un po' di sfortuna, qualche cosa non è andato, c'è da correggere qualcosa, si parlava di linea verde, con la linea verde devi partire per il futuro. Ma lei fa l'opinionista o fa il giornalista? Perché l'ho vista qualche volta che faceva... Scherzo naturalmente, cioè, fa bene entrambe le cose, il giornalista e l'opinionista. Niente, con Enzo è chiaro che dobbiamo... Non dico rifondare perché insomma sarebbe una parola come se venissimo dalle ceneri, non è così insomma. Però dobbiamo fare un progetto triennale, quello che abbiamo interesse e intenzione di fare, sia per quanto riguarda lo staff tecnico, sia per quanto riguarda giocatori giovani presi da serie superiori o dalla serie B. Certamente non andremo a prendere giocatori dell'eccellenza, perdon, scusate che dico questo, insomma, della promozione, perché è normale che potremmo anche tentare di avere giocatori di questo tipo, se sono bravi, perché no? E se fossero nostri irpini sarebbe un vanto incredibile per l'Avellino. Siamo riusciti a portare un ragazzo Ventola evidentemente in prima squadra, anche se ha fatto pochissimo minutaggio. D'Attilio è anche un ragazzo insomma, che ha dimostrato sul campo quello che è capace di fare. Quindi devo dire che la linea verde nostra sarà quella su cui punteremo e cercheremo di portare il maggior numero di giocatori in evidenza nella mostra delle serie che contano, intendo la B e perché no anche qualche serie superiore.